Berlino Internazionale, la voce della Repubblica Democratica Tedesca. Gentili ascoltatori, cari amici, eccoci dunque, come promesso, all'ultimo appuntamento con voi. Al microfono, per accompagnarvi attraverso la nostra trasmissione di congedo, vi salutano molto cordialmente Dietlind Piacentini e Piero Graf. Stanotte, e precisamente un quarto d'ora prima della mezzanotte, e cioè del compimento dell'unificazione tedesca, la vostra emittente amica sparisce definitivamente dall'etere. Se doveste notare un filo di melanconia nelle nostre voci, cari amici, sarà dovuto proprio a questo fatto. La soddisfazione, la gioia che ci ispira il momento storico che pur stiamo vivendo, è turbato un po' dalla materiale consapevolezza che i nostri rapporti quasi trentennali vengono interrotti, come si suol dire, per forza maggiore. Ma lasciamo per ora le recriminazioni e vediamo piuttosto come è composto l'odierno ultimo programma. Piero, cosa dici? Col giornale radio, un po' più lungo del solito, cercheremo di dare un'idea dell'atmosfera delle varie manifestazioni alla vigilia dell'unità delle due Germanie. Non mancheranno naturalmente anche le ultime notizie dall'estero. Insomma, Giorgio Ardusi ancora una volta farà del suo meglio per informarvi. Avremo poi ai nostri microfoni il direttore di Radio Berlino Internazionale, il signor Klaus Fischer, che si volgerà a voi per un ultimo saluto. L'intervista al vescovo tedesco democratico Kruse, che farà poi seguito, e una testimonianza della storia del nostro paese, degli sviluppi che hanno portato alla situazione di oggigiorno. E non mancherà il filo diretto tra voi e noi, cari amici, curato amorevolmente, come di consueto, da Inde e Renate Küpper. Linea ora Giorgio Ardusi per il giornale radio. Eccovi dei primi titoli del nostro giornale. La Germania è nuovamente unita. Quasi il 98% di tutti i tedeschi per i confini attuali. Prosegue la marcia dell'Iraq in Kuwait. Precipita un Boeing cinese dirottato. Aperta la fiera del libro di Francoforte. C'è un solo Stato tedesco adesso. Dopo 40 anni di divisione, i tedeschi nella Germania unita sono una comunità libera in un'Europa che si va liberamente unendo. Queste le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio della Repubblica Democratica Tedesca, Lothar de Maizière, ad una cerimonia a Berlino, presenti il Presidente della Repubblica Federale, Richard von Weizsäcker, e il Cancelliere Helmut Kohl. Vogliamo essere un anello di congiunzione per le genti all'est e all'ovest del nostro continente, con i loro diversi tenori di vita, con le loro differenti esigenze e aspettative, ha affermato de Maizière. La democrazia liberale in Germania deve essere caratterizzata da molteplicità, tolleranza e solidarietà, ha dichiarato il cancelliere Kohl. Ognuno sa di trovarsi di fronte ad un cammino difficile. Se tutti resteranno uniti e saranno pronti a fare qualche sacrificio, avremo tutte le chance per un successo comune. I presupposti economici per l'unità sono soddisfacenti. In più, ha sottolineato Helmut Kohl, ci sono la solerzia e lo spirito d'abnegazione dei cittadini di quella che è stata sinora la Repubblica Democratica Tedesca. Gioia per l'unità tedesca viene esternata nei tanti messaggi giunti da tutto il mondo. L'unificazione delle due Germanie, questa è l'opinione di tutti i ministri degli esteri della CSCE, è il simbolo dei rivolgimenti nel continente e della crescente integrazione dell'Europa. Mosca ripone grandi aspettative nei rapporti con la Germania. In un telegramma il capo di Stato sovietico Mikhail Gorbaciov rileva che l'unificazione si è compiuta col consenso dei paesi vicini. L'Egitto esterna la convinzione che tutti i paesi del terzo mondo trarranno vantaggi da questo storico passo.
Il 97,8% di tutti i tedeschi vuole che gli attuali confini della Germania rimangano gli stessi per sempre. È questo il risultato di un primo grande sondaggio pantedesco condotto dall'Istituto Wickert di Tübingen. Dal sondaggio è emerso anche che il 92,3% dei tedeschi ad est ed ovest considera l'unificazione di Repubblica Democratica Tedesca e Repubblica Federale positiva per la concrescita dell'Europa. Al loro congresso di Amburgo i cristiano-democratici tedeschi hanno dato risalto alla loro pretesa di assumere la dirigenza politica nella Germania Unita. Il cancelliere Helmut Kohl, nelle sue conclusioni, ha chiamato gli iscritti al partito a far divenire un successo il processo di unificazione delle due Germanie. Nel manifesto dell'unificazione, dal titolo Sì alla Germania, sì all'avvenire, approvato dai delegati, la CDU si dichiara per un'economia di mercato sociale ed ecologica, l'ordine sociale ed economico dimostratosi il più efficiente e il più giusto su scala mondiale. La visione democristiana dell'Europa include tutti i popoli europei, si legge nel manifesto. La Germania concorrerà alla creazione di nuove strutture di sicurezza europee. In occasione dell'unificazione tedesca, il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Heinz Kalinski, ha esortato ad una maggiore sensibilità verso il passato. Kalinski ha deplorato in particolare il fatto che nel preambolo del Trattato d'Unione non sia contemplato un dovere morale nei confronti delle vittime e dei sopravvissuti del nazionalsocialismo. Circa 400.000 e 1 milione di soldati iracheni si trovano attualmente in Kuwait e nelle regioni circostanti. Lo riferisce l'agenzia AP citando circoli militari nel Golfo. Frattanto migliaia di Marines statunitensi hanno simulato uno sbarco nell'Oman. Altre esercitazioni di unità USA sono avvenute in un'oasi dell'Arabia Saudita. Come reazione al discorso pronunciato all'ONU dal presidente statunitense George Bush, un portavoce ufficiale iracheno ha dichiarato che il suo paese è disposto a rinunciare non solo ad armi chimiche, ma anche a tutte le armi di sterminio di massa. Ciò presuppone però che una simile rinuncia venga annunciata da tutti gli stati della regione, incluso Israele. Un cargo nordcoreano, bloccato oggi da una nave da guerra francese all'uscita del Mar Rosso, ha potuto proseguire la sua rotta dopo essere stato perquisito. L'Ungheria è il primo Stato del Patto di Varsavia accolto nel Consiglio d'Europa. La richiesta del governo magiaro ha incontrato oggi il consenso unanime dei deputati di 23 paesi.